Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Cani a passeggio e marciapiedi imbrattati da escrementi. Ogni mese gli agenti eseguono decine di controlli per contrastare gli effetti di questa pratica incivile. Dal prossimo gennaio partirà un progetto sperimentale per registrare il DNA degli animali, attraverso cui risalire ai proprietari responsabili dell'infrazione. In via Cuba Bolino, al confine tra Napoli e San Giorgio a Cremano, gli agenti hanno fermato un autocarro carico di rifiuti ingombranti che venivano scaricati al suolo. Il conducente è stato denunciato ed il veicolo sequestrato. Nel centro storico proseguono a tappeto i controlli contro l'abbandono di rifiuti, fuori orario e nei luoghi non appropriati. Nel giorno dell'Immacolata gli agenti hanno presidiato soprattutto le zone di maggiore afflusso turistico, elevando diverse multe a cittadini e ad attività commerciali in via Toledo ed in piazza Bellini. Per essere un buon cittadino sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.